fuori dal governo. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva annunciato, ha revocato la nomina del sottosegretario leghista indagato per corruzione. Non c'è stato alcun voto nel CDM, nessuna conta, come temevano i vertici di Lega e 5 Stelle, solo un dibattito tra avvocati. Da una parte la buongiorno per la Lega, sostenere le ragioni del no alle dimissioni, e dall'altra il presidente del Consiglio Conte a favore del passo indietro. Alla fine il Consiglio dei Ministri ha preso atto della decisione. Chiederò la revoca, quindi arriverà lo schema di decreto al Presidente della Repubblica per la revoca del sottosegretario Siri. Abbiamo anche acquisito il parere del Consiglio dei Ministri, che ha ribadito piena fiducia nel mio operato e ha preso atto di questa mia iniziativa. Il caso Siri tuttavia resta una spina nel fianco nelle relazioni tra le due anime del governo. Per il Carroccio, costretto ad incassare il colpo, non si possono chiedere le dimissioni soltanto perché si è indagati. I pentastellati invece hanno ritrovato il filone d'oro legato alla questione morale e non hanno alcuna intenzione di perderlo a meno di 20 giorni dal voto per le europee. Siri da parte sua ha reso dichiarazioni spontanee ai PM della Procura di Roma e ha consegnato una memoria difensiva in cui si legge: mai accettato denari da nessuno.